Il video che stai per vedere, siamo noi in macchina. E il giorno è il giorno in cui ci siamo venuti a prendere a scuola. Ma non aggiungo altro, guarda, guarda. E lei Sofì! E benvenuti in un nostro nuovo Daily Vlog! Una nuova avventura, un nuovo video al giorno per raccontarvi le nostre folli giornate! Cos'è? Giornate top 5! Anche oggi è una nuova giornata insieme e questa volta credeteci se vi diciamo che è una giornata super folle. Non abbiamo idea di quello che succederà. Siamo super in ansia. Sono veramente dei giorni di adrenalina! Ma facciamo un passo indietro. Qualche giorno fa... Mia sorella è di là. Ok, allora, qualche giorno fa abbiamo fatto delle riprese con una telecamera nascosta a Serena, la sorella di Sofì. Lei odia essere ripresa, come vi abbiamo già detto, non vuole comparire nei nostri video. Lei non ne sa nulla. Per non bastare, l'indomani l'abbiamo ripresa nuovamente e lei si è arrabbiata. Quindi figuratevi quanto si arrabbierà nel momento in cui scoprirà che l'abbiamo ingannata e l'abbiamo ripresa di nascosto. Oggi abbiamo intenzione di fargli vedere quelle riprese lì, quelle riprese che abbiamo fatto nascoste e che abbiamo pubblicato, che voi ci avete visto. Sì, esatto, perché il video è stato pubblicato, magari voi l'avete visto, però in realtà Serena ancora non l'ha visto, perché sono veramente dei giorni molto carichi per lei, dei giorni in cui studia dalla mattina alla sera e quindi non ha avuto proprio tempo di vedere i social, vedere le foto in cui l'hanno taggata, vedere il video, eccetera. Comunque, Team Trotter, non possiamo più parlarvi qui, perché io ho paura che Serena entri da un momento all'altro e che ascolti i nostri piani malefici. Quindi lui, andiamo in macchina. Eccoci in macchina, parlamo! Allora lui, io ho riflettuto a lungo a quanto è successo e io non ci dormo la notte. Io penso sempre che mia sorella si arrabbierà tantissimo e si arrabbierebbe di più se lo scoprisse da sola. Quindi penso che a questo punto dobbiamo essere proprio noi a dirle qual è la verità e cosa è realmente successo. Mamma mia, mamma mia! Lui, lo capisci che io mi vedo a c'è posta per te con Maria che legge la storia. Questa ragazza ha ripreso la sorella di nascosto mentre tornavo da scuola e io, Serena, per favore, torna da me! E Serena, no, non voglio più vederla, questa è mia sorella, perché mi ha ripreso? Sì, ma fra 10 anni, perché almeno per 10 anni non ti parlerà più. E direbbe no a Maria, capito? Chiuderebbe la busta. Però poi io direi, scusa, da Maria ti fai riprendere, da me no? Cosa ha Maria che io non ho? I capelli biondi? Va bene, faccio capelli biondi. Sofì, okay, stai degenerando, stai calma. Ok. Noi adesso, tranquillamente, torniamo su in casa, prendiamo il mio computer, lo possiamo lì, diciamo, Serena, siediti e guarda questo video. No ragazzi, non è possibile. Aiuto. Già soltanto quando hai detto faremo vedere a Serena nel video, mi è venuta la pelle d'oca. Ma cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un mostro. Ma come ha fatto a non accorgersi della videocamera che era qua, cavolo? Io dico, Serena, perché non te ne sei accorta? Se te ne accorgevi finiva tutto così, tra una risata. Tu vedevi la videocamera e dicevi burloni, mi avete ripreso. Prendeva fine. Se no non se ne è accorta. Adesso io vivo con questo peso. Abbiamo pure pubblicato il video, l'ha visto tutto il Team Trotter. Già, perché voi siete il Team Trotter, la nostra famiglia, la famiglia più bella di sempre. Se volete entrare a far parte anche voi di questa mega famiglia, vi basterà cliccare il tasto e iscrivervi qui sotto e farle esplodere. Bam 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 bam. Ma queste sono le felpe delle trote. Vai a controtte.it/shop oppure link in descrizione. Bellissime, sono bellissime le maglie delle trote. No, non degeneriamo, rimaniamo calmi. Che dici, torniamo su in casa? Lui, ho paura, perché io le avevo detto che dovevamo andare in parrucchieria. Lei era contenta di questa cosa perché aveva detto wow che bello, parrucchieria, sorelle, parrucchieria, bellissimo. Le sembrava quasi una giornata bellissima. Perché io per ora ho fatto un po' la ruffiana, tipo la ricopro di regali, la porto in parrucchieria, perché vivo con questo senso di colpa. Sofì, è stato bello conoscerti. Ma adesso dobbiamo andare. Che poi a te non dirà niente. Venderà con me, E se dopo l'accaduto e mi rubasse tutti i vestiti? Ma il rischio non c'è che te li rubi. Al massimo te li brucia tutti. No, no, Serena non farebbe questo. Non lo so, vabbè, andiamo. 3, 2, 1, su. Ok, siamo in casa. Qua c'è il video. Serena, ciao, ti dobbiamo far vedere una cosa. Non devo andare in parrucchieria, non ti preoccupare, non è un inganno. Stai calma. Allora, che stai facendo? Che mangi? Vieni qua un attimo, è importante, dai. È importante. Cerca di comunicarmi qualcosa con la telepatia, ma io mi rifiuto di ascoltare. Dai, Serena, basta, è importante, devi vedere una cosa. Allora aspettiamo che si metta le scarpe e che si sistema e arriverà. A few moments later. Abbiamo bisogno di te. Vieni qua. Dai, accomodati qua nella sediolina gialla. Ora
Silenzio in studio. Il video che stai per vedere, siamo noi in macchina. E il giorno è il giorno in cui ci siamo venuti a prendere a scuola. Non aggiungo altro, guarda, guarda. Sono sentito, teniamoci pronti. Tieni pronti, non ti dai la prima. No, 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 no. Ma non è pronti, che stai facendo la camera? Tutti pronti, tutti pronti. Ok, ragazzi, siamo pronti, siamo pronti, siamo carichi, ci siamo, ci siamo. Ah, no, è un schietto vero. Aspettava, la ferma, come se nulla fosse. No, tu non dici vero, ma sei difficile, non tagliati più da scoppa. Stella, no, no, non mi arrabbiare. Guarda, Stella. Stella, è uno scherzo. Stella, scusaci, scusaci. Scusaci. Era uno scherzo. Era uno scherzo. Ma noi credevamo che te ne fossi accorta. Abbiamo fatto, in cui parlavamo di casa. Ma tu non dici vero. Non è successo niente. Non mi difendi, mi aiutami. Aiuto, aiuto, aiuto. Sei sempre bella, sei sempre bella. Cavolo, ragazzi. Mi sa che abbiamo esagerato. Lei non mi parlerà più per tutta la vita. Ok, vabbè. Mi sa che è il caso di interrompere qua il video. Cavolo. Va bene, Team Trote, ci vediamo domani. Non abbiamo idea di come finirà questa storia, lo scoprirete domani. Iscrivetevi al canale, www.controte.it. Ciao! Noi non ci fermiamo, no, non ci arrendiamo. Sempre avanti andiamo, siamo del posto.